Perché? Perché chianciti picciriggi? E dingialo chi ancora? Rosa era un grido di dolore, ma un grido anche di voglia, di riscatto. Rosa era autentica, era quella faccia, era quel modo. Il paese se lo portava dietro. Se voi partite u cori, resta qua. Sentiva il ruolo di cittadina e non accettava le sopraffazioni. Si a scingere le pugna, siete forti. Rosa piangeva mentre cantava, cioè si commuoveva e non era appropriata, non era sceneggiata. In guerra, perché ho restato in me la vostra terra? E c'era questo momento di magica sospensione affidata alla voce straziata e straziante di Rosa. Perché ve lo sempate, ve lo batto, sto cuore è vostro, io lo tenete stretto. Perché, perché chiangiti, picciriggi? Perché? Perché chiangiti, picciriggi? Rosa Balistreri, nata a Licata nel 1927. La voce della Sicilia, la cantatrice del Sud. Tenete a mente i nomi dei suoi dischi, perché i nomi dei suoi dischi sono il segno della personalità, di chi è stata davvero Rosa Balistreri. Questo dà il segno più di tutti gli altri, perché lei non è solo la cantatrice del Sud. Dirà sempre che lei non è una cantante, lei è una persona che esprime la protesta, che fa comizi con la chitarra, accompagnandosi con la chitarra. La sua è una missione. Quando poi incontrerà il mondo dei grandi siciliani, da Sciascia al poeta Ignazio Buttitta, quando incontrerà questo mondo sarà sempre sentita come uno di loro. Poi il successo, l'incontro con Dario Fo e la gioia di diventare una delle principali artiste italiane e soprattutto del Sud del Novecento. Io ho conosciuto Rosa Balistreri a Firenze, circa 6 anni fa, in casa di un mio amico pittore. Quella sera Rosa Balistreri cantò Il lamento per la morte di Lucio Cannavale, che è un mio poemetto. Io quella sera non la dimenticherò mai. La voce di Rosa, il suo canto sciozzato, drammatico, angosciato, pareva uscisse dalla terrazza della Sicilia. Ho avuto l'impressione di averla conosciuta sempre, di averla vista nascere e seguita per tutta la vita. Bambina, scalza, povera, moglie, madre. Perché Rosa Balistreri è un personaggio favoloso, direi un dramma, un romanzo, un film senza autore. Tutti ricordano la prima volta che hanno sentito la tua voce, Rosa. È difficile da scordare. Mi viene in mente all'improvviso, nei momenti più strani. Cerco di fissarla nella memoria. Nella mia testa mi racconti le storie della nostra famiglia. Io ho sentito la voce di Rosa sin da piccola perché le sue famose ninna nanne mi venivano cantate da papà
E dalla voce un nuzzo viniti, caio l'annago e voi l'addormisciti. E dalla voce un nuzzo viniti, caio l'annago e voi l'addormisciti. Mi sono sempre sentita cullata da questa voce che per noi siciliani è familiare, perché è una voce forte, una voce carnale, è una voce profonda, quasi rara per le donne. Rosa era una femmina con questa vociazza che faceva tremare proprio i vetri senza bisogno di amplificazione. Chissà perché, creavo una sorta di legame tra Rosa Balistreri e quel mondo che era Janis Joplin, Aretha Franklin, quasi come se avessero la stessa tecnica. Alla fine blues era quello che cantava Rosa. E ti scrivi sta strage, ci volessi un romanziere, sta chitarra un sape piange, maledetto sto mestiere. E li morti sono vivi, li toccati con le mani, murio alla porteggia, fu la mafia e Giuliano. Lei svolgeva, diciamo, anche una funzione sociale attraverso la musica, cioè di protesta, di malcontento, cioè era proprio la voce del popolo anche in questo senso. Tu sei nata, Rosa? Io sono nata a Lecata, Achille. Lecata è provincia di Agrigento, ed è a 42 km di Dove è Agrigento. nato Pirandello? Sì, dove è Sì. nato Pirandello. E vicino a Agrigento, a 20 km, c'è Racalmuto, che io feci una festa, veramente una bella festa, dove tutti i contadini e tutta la gente del popolo erano tutti felici. Lei ebbe un rapporto contraddittorio con la sua città natale, però era un rapporto contraddittorio di una figlia con una madre. Lei cantò sempre la sua città natale, alla fine. Cioè, come dice Emma Dante, la sua città natale, la sua Sicilia, ha sempre scritto la sua musica. Terra non senti, non vuoi capire, non dici niente, vedendomi morire. Terra non senti, le sue origini non sono tra le più fortunate da un punto di vista, insomma, proviene da una vita di disagi, indossò il primo paio di scarpe, insomma, no, molto tardi. io ricordo che avevo 9 anni, 10 anni, così, e mio padre la mattina, spesse volte, mi veniva a svegliare alle 3 di notte. Però me lo diceva un modo, mi diceva: Rosina, vuoi venire papà con me in campagna? Andiamo a cogliere le spighe. E se andava in campagna, a volte senza neanche il pane perché non ce se ne aveva. Dopo, fortunate a trovare queste spighe, si facevano 40-50 km a piedi con il sacco in collo. La gente si stupisce perché ti chiamo mamma, anche se per l'anagrafe sei stata mia nonna. Ma siamo cresciuti insieme. Ti sei sempre presa cura di me come un figlio. Veramente ti sei presa cura di tutti tu, di tuo fratello che aveva bisogno di te anche solo per stare in piedi, dei tuoi genitori contadini, delle tue 3 sorelle. Maria sembrava felice con voi a Firenze. Ma per suo marito era troppo lontana. E all'ennesimo rifiuto di tornare in Sicilia la rabbia esplodeva. E la morte di Maria è diventata una delle storie che cantavi.
questa è la storia vera, la storia di Mesoro e lo dolore di mia madre. Appelo granchiando l'occhio sua sono sicchi, sicchi come la mia terra, la terra delicata. Paesi da provincia da Agrigento, c'era la mia famiglia numerosa, la peggio di Lisaro era Maria, era la gioia di la casa mia. Cosa mi piace di Rosa? Non è remissiva, non è una donna che subisce. Assiste all'uccisione della sorella, un femminicidio. E si ribella con la forza, con quello che ha, con la forza della propria voce, con il suo pensiero. E questa voce supera le barriere culturali e sopravvive anche al suo corpo. La svolta è arrivata quando hai deciso di partire per Firenze. Doveva essere la metà degli anni 50. Tante novità, un lavoro, una casa, una chitarra, un pittore incontrato per caso, libera di amare chi volevi finalmente, di lasciarti alle spalle un matrimonio che ti avevano imposto a soli 16 anni. Così si usava allora. Nel nostro paese. A Firenze è arrivato un nuovo amore. È uno spettacolo in un teatro vero. Lo spettacolo di questa sera è Ci ragione canto. Ci ragione canto è stato realizzato 10 anni fa per la prima volta proprio a Milano. Successe così che nelle metà anni 60, col Ci ragione canto, conobbi Rosa Balistreri, mandata da un amico di Caterina Bueno che era in scena con noi, Toscana. Gli attori, meglio dire i cantori di questa sera, sono almeno per metà gli stessi di allora. È uno spettacolo di canzoni popolari. Canzoni popolari sulla lotta, sulla presa di coscienza, canzoni d'amore, canzoni di guerra, canzoni di disperazione, canzoni di speranza e di gioia. La cosa più importante che abbiamo cercato di realizzare è far capire, raggiungere qual è l'origine della canzone popolare rispetto al gesto. Tutto il ritmo, l'andamento, le pause, i suoni, la melodia stessa della canzone popolare nasce dai gesti di lavoro. Sono i gesti del lavoro che determina il ritmo, l'andamento del canto, i respiri, la melodia stessa. Dario voleva che noi facessimo i gesti relativi al canto che cantavamo e questo è giustissimo. Faccio un esempio, c'è un canto di Vogatore. Mammi capiti fi. Uno che si trova in questa posizione non può che emettere questo suono. Respiro a tornare indietro. Allah, non fa fatica, naturalmente il remo è alzato. Ma dia, respiro. Nulli chianieti, no? La dimensione della pressione sull'addome porta alla musicalità di tutto fatto. Il problema è stato che molti canti non li cantavamo col ritmo del lavoro. Una cosa è sentirli cantati da noi, che siamo ovviamente borghesia cittadina, un'altra cosa è sentirli cantare dai portatori, in quei villaggi, con quelle voci. Su Rosa però si fermava qualsiasi discussione, perché Rosa era autentica, era proprio lei, era quella faccia, era quel modo, era il paese, se lo portava dietro. E la bambina, e la riva, e la riva, la bambina, e la bambina, e la riva, e la riva. E quindi
Rosa era lì, era incontestabile. Mettere una cosa così tutta vera al centro di un palcoscenico per il pubblico era uno shock. Rosa apparve, mi ricordo, con questa chitarra, una Yamaha da 4 soldi proprio, che però quando abbiamo provato a cambiarla, per carità, perché era d'acciaio, terribile, a me mi feriva le mani, ma Rosa voleva quella. La chitarra per lei era un po' come una promozione sociale, cioè il mio mestiere è di fare la cantastoria, devo avere la chitarra. Però Rosa è arrivata con la chitarra, ci ha cantato ed era magnifica. Aveva questa voce di un volume e di una potenza interiore forte. Era arrabbiata e le usciva una qualità e di suono e di sillabazione bellissima. Oh, fondadino, so, palo zappone. Passi la vita stanca e assai meschina. Quanti lacci ci sono, quante pagione. Mi si accavaggio della toccarina. Fino al giorno in cui Rosa ci disse che doveva andarsene e grazie tanto. Come sarebbe a dire, Rosa, ma che sei matta? Era un sabato, eravamo, non mi ricordo dove, a Napoli mi pare. Qui succede un casino, Rosa, c'è tutto venduto, ma che fai? Cioè, no, io ho avuto una telefonata da mia figlia e devo andare. E poi a me mi ha sussurrato, devo andare e non tornerò mica. Ho detto, Rosa mia, ma sta attenta a quello che fai. La vita a volte è crudele. Su una mano ti porge il palcoscenico con un maestro come Dario Fo, le serate in compagnia di Ignazio Buttitta, Renato Guttuso, Leonardo Sciascia, che si accorgono quanto sei intensa, ma con l'altra mano ti toglie l'amore, l'illusione di essere felice e ti ritrovi di nuovo da sola. Sola e stanca delle delusioni. Mi hai raccontato che volevi farla finita, ma no, non mi avresti mai lasciato da solo. Sciascia Guttuso 2/4. Comincia Rosa, fai prima un paio d'accordi con te. Siamo attorno al 1970, 1971, io ero appena
avevo appena cominciato a fare il cronista al giornale L'Ora. Adriglia! Andavamo spesso in una trattoria molto popolare della Bucciria che si chiamava Da Totò. Da Totò spesso c'erano imbarcate di intellettuali, quindi c'era un certo movimento e di queste tavolate faceva parte spesso anche Rosa Balisteri con Ciccio Busacca, un cantastorie. È arrivato Ciccio Busacca per farvi sentire la storia di Torino Carnevale, lo socialista che morì a Sciara ammazzato dalla mafia. La storia vi dice Angelo era. Io quando ero piccolina vedevo queste cantastorie, che anch'io volevo diventare cantastorie, no? E questo mi ha aiutato pure a cantare, perché quando vedevo queste cantastorie passate, per me, sai, restava così. Un cielo acchianava, senza corvi e scali e senza appedamento ne scendia, era l'amore l'uso capitali. Il cantastorie era, era l'uomo della comunicazione, perché in un periodo in cui non esisteva ancora la televisione, perfino la radio era una cosa da ricchi, diciamo, contadino zappatore, diciamo così, non aveva altro modo per essere informato su quello che accadeva al di fuori del paese, se non quello di circondare il cantastorie quando arrivava col cartellone e si metteva a raccontare cose accadute o sedicenti tali, accadute in altri posti. Cassano le palestre, ma lo cassano di cavalli, le conche, ma la di francia, ogni cavalli, le corre, ma la cantemù, la via barone, in allegria, di arrivare a Carine e trovare la figlia mia. Che storie raccontavano? Storie granghignolesche, di sangue, di passione, oppure la politica che ruotava attorno al problema della terra, era il periodo della riforma agraria, non dopoguerra, Portella Ginesta, il bandito Giuliano, Turiggio Carnevale, sindacalista della Federazione Braccianti, ucciso dalla mafia, era tutta santo non era, ma miracoli faceva, cioè diventavano personaggi che sono tipicamente personaggi del mito. Non era santo e miracoli faceva. Cielo acchianava senza corde e scali. E sta ricchezza tutti la spartia. Turiggio Carnevale innominato. Ca come Cristo ne muri ammazzato. Rosa era un'eccezione sotto certi aspetti, perché era una donna che cantava in pubblico, cosa che sino ad allora apparteneva all'universo mondo o delle cantanti liriche o delle soubrette, ma nel reparto, diciamo così, della cultura popolare non esisteva la donna che cantava in pubblico, nelle piazze. Cavidi alle frate connannate, sotto lo zippo affari nido mia. La sua non era solo voce cantata d'artista, era voce cantata di umanità, di popolo vero. Rosa piangeva mentre cantava, cioè si commuoveva e non era pupiata, non era sceneggiata. E sopportare non poti all'abboso di Lubaruni e di lo mafioso. Amalia Rodriguez, la regina del fado. Odetta, la voce simbolo della segregazione razziale. Maria Betania, il Brasile mistico. Vinicius de Moraes, il poeta della bossa nova. Con quattro aerei differenti, queste quattro celebrità internazionali del folk sono giunte nello stesso giorno a Roma per partecipare, domani e dopodomani a Roma e sabato a Milano, a quello che è stato definito il vertice della musica popolare. Si tratta di uno spettacolo, probabilmente unico nel suo genere, che riunisce esponenti qualificati del folk americano, sudamericano ed europeo.
Per l'Italia partecipano Rosa Balistrieri, una siciliana che vive a Firenze e che è stata definita la cantatrice del Sud, Maria Carta, sarda, che è considerata la più autentica espressione del folk italiano, e la nuova compagnia di canto popolare, formata da ragazzi napoletani, che si è rivelata all'ultimo festival di Spoleto. Rosa Balistrieri, cantante di protesta, cantante folk, una delle più importanti voci siciliane, scoperta da Renato Guttuso, scoperta da Ignazio Buttitta. Sì. A proposito di Ignazio Buttitta, il suo poeta ha scritto che un uomo può vivere senza mobilio, senza comò, senza letto, senza un tavolo, ma non può vivere senza avere la possibilità di esprimersi. È questa la sua regola di vita? E io dico sì. Senta, lei è anche una cantante di protesta, ha dei versi che ama particolarmente, delle sue canzoni, così il primo che gli viene in mente? Amore tu lo sai la vita amara, guarda che vita fa lo zappaturi, carta ne seta fa quattro cartiere, cassuto andasse un verno poveregge, la protesta della povera gente che soffriva, come ho sofferto anch'io nella mia vita. E adesso Rosa Balistrieri con i pirati a Palermo. La nostra Sicilia molto drammatica, i pirati c'erano quando c'erano i turchi, gli arabi, ma purtroppo abbiamo ancora i pirati in Sicilia. Beh, siamo agli inizi degli anni 70, io mi ero cominciato ad appassionare a questo folk revival grazie a Otello Profazio, perché era, forse lui era l'unico prima dell'esplosione del folk revival che appariva in televisione e che portava avanti questo genere, no? Oh mamma mamma, mi fici mulino, macinai oro e oro fino. Tutti li belli vinnero già, però non vinni la Catarina, però non vinni la Catarina. Dobbiamo capire che cosa sono questi anni 70. Siamo un paio d'anni dopo il 68 e quindi c'è tutto quanto un risveglio di idee, e soprattutto la classe operaia, le classi lavoratrici che erano state subalterne fino a quel momento, diventano protagoniste. Oh mamma mamma, mi fici fontana, l'acqua fresca e la via chiana, tutti li belli vinnero già, però non vinno la Catarina. A un certo punto, dalla Fonit eccetera, mi arriva questa proposta di fare una collana folk e di dirigerla. Allora, quando incominciamo, gli dico: Otello, il primo disco è il tuo? E lui mi disse: no, il primo disco deve essere di Rosa Balistrieri. Tutto li mi esci e li barcuna. Io avevo scoperto in Rosa Balistrieri una capacità, una vocalità incredibile. Col fazzoletto in mano e lacrimava. Da allora io l'ho presa con me e le ho insegnato a modulare la voce. Tu la voce non la devi usare tutta. Se faccia nulla, cula regina. Devi usarne quel tanto che basta, secondo le canzoni e secondo le frasi che canti. Ed era, devo dire, una voce drammatica. Ai, tu voglio e noi.
voglio corona. Si portava dietro tutti i dolori del sud, delle donne del sud, della donna che era stata più subalterna delle donne di tutta Italia, delle donne di tutto il mondo. La vita di Rosa sembra un romanzo, così mi dicono quando la racconto. Ci sono tutti gli ingredienti, la povertà, un marito violento, una pugnalata, una prigione, una sorella ammazzata sulla porta di casa e un padre che non regge il dolore e si uccide sull'Arno. Non è un romanzo, ma una storia vera. Tu sei riuscita a cantarla con le parole e con la musica. Io la voglio scrivere per raccontare una donna che nella voce aveva il dolore, il coraggio, l'arte e la gioia. Oh Rosa, Rosa tu, perché non te ne vai? Oh Rosa, Rosa tu che non parli mai? Oh Rosa, Rosa tu, se solo andò dolore, se non d'aio te to, perché prego signori? Ho scritto questo testo facendomi riferimento alla vita di Rosa e ho scritto Rosa Rosa. Chiù via, chiù via, chiù via, e io vossi partire, lasciare il paese è cosa di mazzire, c'hai sempre in dalla ricchi, so come dicia, e caro chi ci bene, che dopo mali veni. Sono capitano di lungo corso, mi sono diplomato a Genova e naturalmente ho iniziato a 18 anni, ho iniziato sulle navi e quando c'è stata l'occasione sono passato commissario. Commissario era forse meglio per le mie aspirazioni, infatti ero l'intrattenimento, i programmi della nave, incontro con gli artisti. Era il 73, io fra un viaggio e un altro mi davo da fare sempre per cercare personaggi della musica. Un giorno vedo sul Secolo di Genova la foto di Rosa Balestrieri che avrebbe cantato al Club Instabile. Sono andato a vedere lo spettacolo, mi sono presentato e lei mi ha detto vieni domani a trovarmi in albergo. In albergo mi ha detto guarda io canto in siciliano, ho tirato giù questo testo sulla storia che lei aveva raccontato della sua vita. Rosa Balestrieri è rimasta colpita e mi ha detto scriviamo altre canzoni e ho iniziato il rapporto con Rosa Balestrieri. E quando è già partito io voglio sempre a Porto ad aspettare a navi e me ne torno morto che giura mano. Mia madre mi parlava in siciliano però voleva che io le rispondessi in italiano, per cui questa sicilianità per me è stata la grande molla che mi ha fatto andare avanti nella musica. È a morte ma passa da un giorno del re. Ora, dov'è la forza espressiva della canzone siciliana? È che ogni frase è un pensiero compiuto, per cui arriva all'ascoltatore in maniera immediata. Che vuole dire amuri senza muri? Volare senza ali con giosuli, scura una gioventù cosa è inutile,
una vita che è un poco di cannila. Rosa riusciva a colpirti nella maniera di cantare, perché era un canto che gli veniva da dentro, naturalmente di tutte le persone che hanno sofferto nella vita, e significava quello che cantava. Acqua non cinne a mari, pillar sura, siti d'amore sino, ca vivi pura. Per me due dischi sono stati importantissimi nella mia vita, cioè Amuri senza muri con Rosa, il primo disco con Iglesias, Sono un pirata, sono un signore. Devo a lei le canzoni con Iglesias, che vengono dalla canzone siciliana. La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio, e tu senza dir niente hai trovato il coraggio, con l'orgoglio ferito di chi poi si ribella, ma quando t'arrabbi sei ancora più bella. Per cui la canzone siciliana è andata nel mondo con Modugno e con Iglesias, cioè Volare è la metrica di una canzone siciliana e Se mi lasci non vale è la metrica di una canzone siciliana. Se mi lasci non vale, 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 non ti sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare? Mentre le radio di tutto il mondo trasmettevano le canzoni di Julio Iglesias, la tua musica correva da Torino a Catania. Partecipavi ai programmi televisivi e al Festival di Sanremo si parlava di te. Ti chiamavano la cantatrice del Sud. Il successo era arrivato, ma la tua inquietudine non ti lasciava. La storia di Mesor. Un meraviglioso incontro con Rosa. Stavano arrivando gli anni Ottanta, io mi avevano proposto un lavoro teatrale di Aniante, La Rosa di Zolfo. E naturalmente c'era il ruolo di una megera e pensarono di chiamare Rosa. Rosa già era famosissima, era una donna importante come donna, ma ovviamente anche come cantante. Rosa era molto politica, ma non bisogna spostare questo termine. Era una persona che sentiva il ruolo di cittadina e non accettava le sopraffazioni. Lei cammina assieme ad uno dei più grandi poeti italiani, siciliani in questo caso, Ignazio Buttitta, e quindi l'impatto era la condivisione sociale, la libertà, il rispetto, i diritti verso i lavoratori. Alla madre dei Carusi, madre che mandate le figlie alla zolfara, io vi domando perché alle vostre figlie ci facite l'occhi se non possono vedere lo giorno? Perché ci facite le pede se camminano a gran cecone? Non le mandate alla zolfara, se non avete pane sceppatemi una mammella, un pezzo di mascina per saziarle. All'alba si ne va l'usurpataro, si inchiude in già lo petto da minera, e chino desodora fino a sera.
già vaglia la sua vita è sempre già. Io ricordo che avevo delle scene con lei, c'era un momento prima che lei cantasse che la lasciavo sul palco e me ne andavo come personaggio. Ebbene, appena cominciava a cantare, a sussurrare con questa voce che ti prendeva come un artiglio, eri costretto. La dovevi ascoltare. Perché l'ha conosciuta, non lo so, si può appellare che forse non aveva studiato, questo non conta assolutamente nulla. Non lo sono più un alfabeto, perché ho imparato anch'io a scrivere. Come ha fatto? È facile, almeno per me è stato facilissimo. Mi sono fatta stampare in un pezzo di carta grande tutte l'ABCD, tutte le vocali, no? E incominciai a pensare come si potrebbe scrivere, come si potesse scrivere rosa. È facile. Cominciai con la R, la O, la S e la A, si può dire rosa. E io a 32 anni ho imparato a leggere e a scrivere, pure io. Era una bambina, una donna di età, ma credetemi, avevi il piacere di incontrarti con una bambina, gioiosa, semplice, autentica, priva di sovrastrutture. Dormi figlia e fai la Amavi la scena. Sei stata Medea, una Maliarda, una Lupa. Sei stata il Raïs, il pescatore esperto, quello che dà il ritmo durante la mattanza in mare, quello che grida una frase nel silenzio e tutti i pescatori rispondono in coro. Marinar, Marina, Marona, sammi dire che tempo fa, se scilocco o già mondana, ne me pace tu m'ha portato. La ballata del sale partiva da tutti quelli che erano i canti dei Tonnarioti e quindi i canti antichi del Favara ed era, diciamo, ambientato in una fabbrica dove si disalava il pesce e c'erano questi operai e c'era tutta la cosa che questi operai, quando erano soli, facevano lo sberleffo al padrone. Dale o bacio! Sale che viaggio, pare un tonnariaggio, salavolo! Quello che ricordo e che mio padre mi ha raccontato è che venne a casa e disse a mio padre: oh, ma tu a mamma non ha scritto niente mai per mia, tu devi scrivere una cosa per mia. E mio padre appunto ci pensò e scrisse la ballata del sale, che era proprio impiantata, cucita su quello che era rosa. Giovani veggio l'angu delicato, perché non ci passa a mia.
mio padre era un cronista del giornale L'Ora. La particolarità di mio padre era quella di trasformare i pezzi di cronaca in pezzi teatrali, e si innamorò perdutamente della figura di Rosa. Eri sempre al centro dell'attenzione, non riuscivi a stare ferma. Nelle case della gente e alle feste creavi il tuo palcoscenico. Detestavi la solitudine, l'ho capito molto dopo. Di punto in bianco dicevi: Luca, dai, mettiamoci in macchina e andiamo. Amone, facemi valigia e partemo, ninniamo a Firenze. Lei trasmetteva un'emozione antica, cioè un sentimento che non ha niente a che vedere con il concerto, con lo spettacolo, principalmente con lo spettacolo, ma ha a che vedere con la manifestazione più intima che esiste in ognuno di noi. Sentirle cantare Luvenir in mattino a giorno chiaro con quella voce, allora tu senti non più il fatto religioso, perché quel Venir in mattino in realtà non era la Madonna, era una madre, probabilmente la stessa, lei stessa, che cercava il figlio e quindi lo cercava perché doveva salvarlo. Sentire cantare Rosa quel brano, dove a un certo punto parla Cu Ferraro, che deve costruire i chiodi per crocifiggere Cristo, e gli dice: devo fermare perché mi è venuto il nodo alla gola, ti pago la nottata e la marsia, purché tu non faccia quei chiodi. Parroco falegname, per evitare che costruisse la croce. Anche lì ti pago la nottata e la marsia. Quando uno sente queste parole cantate appunto da questa grande donna, non può non lasciarti un segno. Ti pago la nottata e la magia. O cara amati, non lo posso fare. Unice Gesù ci metti in una mia. Nel 1990 il Teatro Stabile della Calabria mi chiese di fare la regia di un'opera che si chiamava I mafiosi della Vicaria di Palermo di Rizzotto e Mosca. È stata scritta poco dopo l'Unità d'Italia, nel 1863, ed è la prima volta dove la parola mafia o mafioso entra in un testo letterario. Naturalmente, trattandosi di un carcere maschile, la presenza femminile nel testo di Rizzotto praticamente è esclusa. D'altra parte io avevo necessità, sentivo la necessità di un contributo in qualche modo musicale. Thank you.
così mi venne in mente di inventarmi dei canti lontani, come se una donna, una madre, una sposa, al di fuori delle mura del carcere, cantasse per confortare così un proprio congiunto che si trovava in cella. E mi venne in mente il nome di Rosa Balestreri. Carezzari, vicaria, lava vignana, Lucasteggio di Santa Caterina. Il carcere lei lo conosceva bene e quindi sapeva l'importanza che poteva avere il canto di una persona amica. Dopo le prime prove successe un fenomeno molto strano, che questa voce in secondo piano appena cominciava a cantare, prepotentemente passava in primo piano. In teatro si faceva un assoluto silenzio per percepire questa voce. Lo carzara tu ca, la ne più norme, pensa la libertà, d'oressa d'anima. Un giorno chiamai Rosa, dissi: Rosa, bisogna assolutamente che tu compaia in scena. Non c'è una canzone del carcere dove c'è una madre? Sì. E mi portò le parole di una canzone dove una madre parla col figlio in carcere. Benissimo. Allora, da queste parole cavammo fuori una scena dove Rosa, in qualità di madre di un carcerato, chiede ed ottiene un colloquio col figlio. Ha questo colloquio e poi alla fine il figlio gli dice: mamma, cantami. E la madre sottovoce le canta in scena. Ma questo sottovoce in scena fa sì che i carcerati si appendano alle sbarre delle loro celle. E perfino i secondini lentamente entravano in scena per sentirla. E c'era questo momento di magica sospensione affidata alla voce straziata e straziante di Rosa. Palomma, cacamini, mari, mari, ferma quando ti dico tu parole, quando ti tiro una pinna di stali, quando faccio una liccia al mio amore, le lecce ti le mando a te, a te. Risposta cadi Dio, non hai mai. Dopo qualche giorno mi telefonarono che lo spettacolo era sospeso in quanto Rosa si era gravemente ammalata ed era stata trasportata a Palermo. Dopo pochi giorni mi giunse la notizia della sua morte. Ho un rimpianto di non averla potuta conoscere meglio in quei giorni delle prove, ma quella sua voce, in quella sua scena, me la sono portata dentro per tutti questi anni. Oggi avresti compiuto 90 anni. E molti artisti continuano a cantare le tue canzoni, proprio come volevi tu. E di storie come quelle che raccontavi ancora se ne sentono. Chissà oggi per cosa avresti combattuto.
a mia vita. Quando era piccolina come padre veniva a fare spiti e mi ricordo che lo soprastante il ruffiano do pacione mi mandava sulle standi. Madre mia, lo saggio madre che volia tu dire, lo saggio mi volia tu salvare, lo saggio mi volia tu salvare, la vita è chista e non si può scappare, di ferro sulle corde che da chitarra che mi aiutano a cantare. E mi fanno cantare cose torte contro tutti i prepotenti. Chitarra mia, tu sola sai quanto hai pianto, che l'uomo giusto mi ha mancato tanto. Tu sola sei l'amica manda in pace, la dolcezza di una magia.